Signora Presidente, onorevoli deputati, mi sono preparato una replica puntuale su tutti gli interventi, che sono stati 57 da questa mattina e quindi particolarmente interessanti, chi più chi meno naturalmente, ma poi ho pensato che entrando in quest'Aula, a me non era capitato neanche da turista né quando ho collaborato con l'onorevole Pistelli, perché stavo in altra parte, quindi neanche in tribuna, entrando in quest'Aula si prova un senso di stupore vero. E vorrei dirlo in modo non formale: tutte le aule parlamentari danno un senso di vertigine, di bellezza, anche di intensità rispetto al ruolo della democrazia. Da sindaco di Firenze, la sala, il Salone di 500, che è un capolavoro di bellezza dove si sono confrontati Leonardo e Michelangelo, dove c'è la statua di Michelangelo, c'è tantissima storia dal punto di vista culturale e artistico, però lascia una particolare emozione allorché si pensi al fatto che il Regno d'Italia, nei 5 anni in cui Firenze è stata capitale, nei 6 anni in cui è stata capitale fino al 24 giugno del 71, riuniva in quella sede i propri rappresentanti. Perché tutto questo accade? Perché c'è questo senso di stupore? Semplicemente perché è un luogo che siamo abituati a vedere? Semplicemente perché è un luogo che esprime un senso di rispetto delle istituzioni e della nostra storia? Non credo. Perché tutto sommato noi, quale che sia la tradizione politica e l'esperienza culturale dalla quale proveniamo, siamo abituati a pensare che la politica sia davvero la forma più straordinaria di servizio alla nostra comunità. Siamo davvero abituati a pensare che l'esperienza politica sia tentare, come diceva un fiorentino, lui sì che era grande, che mi sono accorto che il mio problema è uguale al tuo. Sortirne da solo è avarizia, sortirne insieme è la politica. E allora, se questo è il punto di partenza, perdonatemi a livello personale se prima di entrare nel merito, ma prometto che lo farò puntualmente, concretamente, nella sostanza delle considerazioni che avete espresso in queste sei ore e mezzo, spendo un secondo per dirvi che tipo di sentimento ho provato entrando qui dentro. Magari qualcuno di voi potrà chiamare il telefono azzurro, sapendo che io appartengo a una piccola storia personale in cui fin da bambino mi interessavo di politica. La prima volta che ricordo di aver visto l'Aula di Montecitorio era per l'elezione del Presidente della Repubblica nel 1985, avevo 10 anni, se l'opposizione vuole chiamare il telefono azzurro può farlo. Però ricordo che in quel momento, il 1985, il Presidente della Repubblica fu eletto nel modo più ampio, perlomeno fino a quel momento, attraverso un accordo tra forze politiche che si combattevano in modo aspro, in modo duro, in modo molto forte. Era forse una delle prime esperienze in cui alla prima votazione si andava a scegliere un Presidente della Repubblica che potesse rappresentare tutti per rispetto delle istituzioni. Mi sono domandato quanto è rimasto in noi di quello spirito, di quel sentimento che vede da un lato confrontarsi in modo molto duro sulle proposte concrete, ma dall'altro trovare un idem sentire, un minimo comune denominatore. E mi sono detto, entrando in quest'Aula, quanto siate fortunati voi tutti i giorni, perché poi noi ci facciamo il callo, ci abituiamo, ma sedete nei posti che sono i posti in cui grandissimi personaggi della nostra storia, di diverse estrazioni politiche e culturali, si sono potuti chiamare onorevoli. Onorevole, io non ho il diritto di chiamarvi in questo modo, ma voi siete onorevoli, degni di onore. Pensate a quante grandezza e con quale riconoscimento persone che magari votavano costantemente la Democrazia Cristiana, quando sentivano parlare di Enrico Berlinguer dicevano: beh, lui è onorevole, è degno di onore, è degno della mia stima. C'era un rispetto dell'altra. E pensate viceversa, quante persone che votavano Partito Comunista, quando sentivano il nome di Aldo Moro, dicevano: beh, lui è degno di onore, è questa persona a cui comunque io non darò mai il mio voto, ma che rispetto per quello che è e che rappresenta. Bene, quest'Aula è un'Aula che ha visto
grandi personaggi. Il mio cuore in questo momento va naturalmente in primis a un sindaco di Firenze che era molto più grande, più capace, più bravo non soltanto di me ma di molti altri che ci sono e che ci saranno nella mia città, Giorgio La Pira. E mi piace pensare che il primo viaggio istituzionale che faremo con il nuovo governo assieme al ministro Mogherini non sarà a Bruxelles, ci saranno occasioni per andare a Bruxelles, non sarà in America, non sarà in Russia, sarà nel Mediterraneo, sarà a Tunisi la settimana prossima, nel cuore di quel Mediterraneo, di quel Mare Nostrum che noi vogliamo che torni ad essere un luogo centrale della politica, direi internazionale ma anche europea. Il pensiero va però anche, lasciatemelo dire, e finisco con la parte personale che però credo doverosa in questo momento, a un momento preciso della vita di alcuni di noi. In realtà io non sono uno dei più giovani qui dentro, ci sono nelle file del mio partito, ma anche di altri partiti, deputati che sono decisamente più giovani di me. Però chi alla mia età, quindi sostanzialmente 40 anni, ricorderà che c'è stato un momento particolarissimo nella storia istituzionale in cui da questo banco, dal banco della Presidenza, il Presidente Oscar Luigi Scalfaro nel 1992 annunciava non soltanto un terribile momento della vita istituzionale, ma sostanzialmente accelerava l'elezione del Presidente della Repubblica, che poi sarebbe stato proprio lo stesso Presidente Scalfaro, dopo ciò che era accaduto al giudice Falcone nella sua Capaci, nella sua Palermo. Quella stagione lì, il 92-94, è stato per la mia generazione il punto più basso della politica. È stato il momento in cui sembrava che non si potesse credere alla politica. Quanti di noi hanno deciso di iscriversi a giurisprudenza perché lo Stato sembrava inerte, lo Stato sembrava sconfitto, lo Stato sembrava incapace di dare una qualsiasi reazione? E i figli migliori del nostro Paese venivano mandati al massacro, al martirio. Ecco perché quando sento parlare di mafia, con la leggerezza con cui anche questa mattina è risuonata questa parola, avverto un brivido di dolore a nome delle istituzioni, quando sento parlare di Pizzini. Questo palazzo ha visto momenti devastanti della vita democratica. Noi oggi siamo in un momento profondamente diverso. Perché? Perché ci sono stati degli statisti che hanno avuto il coraggio di superare determinati momenti. Bene, la mia generazione si è avvicinata alla politica quando tutti intorno dicevano che fare politica era folle, era assurdo, era allucinante. È capitato, credo, in tutte le aree politiche dell'emiciclo, l'idea che fare politica fosse la cosa più assurda e controcorrente. La generazione che ci ha preceduto ha vissuto un periodo forse ancora peggiore, ha vissuto il terrorismo, ha visto morire delle persone accanto, e quindi io sono consapevole del fatto che la storia della mia generazione è soltanto parziale. Però vi racconto la mia, perché è quella che ho vissuto. Perché quando si ha la responsabilità, l'onore di giurare sulla Costituzione, di rispettare la Costituzione, si ha il dovere di dire anche che non si porta semplicemente un bagaglio tecnico, si porta un bagaglio umano, un animo di quello che ciascuno di noi è. Bene, la mia generazione, la nostra generazione oggi non ha più alibi. Non ha più alibi perché il momento che stiamo vivendo non può farci avvicinare alle gravi questioni politiche che noi abbiamo di fronte a noi con il senso tipico di chi accusa sempre gli altri del fatto che troveremo l'alibi giusto, troveremo la scusa giusta per dare responsabilità agli altri. Se ci pensate, il grande dramma della mancanza di una legge elettorale chiara, al di là delle difficoltà governative e istituzionali che sono evidenti e problematiche, è il fatto che impedisce al cittadino di dare la responsabilità a qualcuno se le cose vengono fatte e dare la colpa a qualcun altro se non vengono fatte. Guardate la storia anche di questi anni. C'è sempre qualcuno a cui attribuire la responsabilità. E possono essere soggetti interni al Parlamento, nelle coalizioni, soggetti esterni, forze sindacali. C'è sempre qualcuno a cui dare la colpa. Io credo che sia fondamentale che per questo governo non ci siano alibi. Se riusciremo a fare ciò che abbiamo promesso, avremo fatto semplicemente né più né meno che il nostro dovere. Se non ci riusciremo,
Ho apprezzato ciò che ha detto stamattina Stefano Fassina su questo, ma se non ci riusciremo, la responsabilità comunque sarà di chi si è assunto il compito di guidare il governo. E questo non è un atto di coraggio, è un atto di realtà e di realismo. Allora abbiamo il dovere di dire che cosa vogliamo fare, in che tempi lo vogliamo fare, con quali modalità lo vogliamo fare. Lasciatemi però prima dire una cosa in più, finale, in questa breve premessa. So che è difficile da capire per chi non ci è abituato, per chi non è abituato a un dibattito interno tra una comunità di donne e uomini, di persone, di storie diverse, che si chiama partito. In un partito, in questo caso parlo, mi perdoneranno gli alleati della coalizione, del mio partito, il Partito Democratico, del nostro partito, il Partito Democratico, noi siamo abituati a confrontarci in modo non formale. Noi quando dobbiamo confrontarci e discutere, quando dobbiamo litigare al nostro interno, lo facciamo. E quando lo facciamo avendo il coraggio di riconoscersi gli uni agli altri che chi vince alla maggioranza e chi perde sta nello stesso partito. Quando io ho perso contro Pierluigi Bersani non mi ha espulso, non mi ha cacciato dal Partito Democratico. E il fatto che oggi Pierluigi Bersani sia qui, avendo idee molto spesso diverse anche da quelle che io rappresento, è un segno di uno stile e di un rispetto non semplicemente personale, ma di un rispetto politico. Siamo il Partito Democratico. Noi siamo persone, donne e uomini, che quando c'è da discutere, confrontarsi e litigare lo fanno, ma perdonateci. Comprendiamo la difficoltà di capire una cosa complicata, si chiama democrazia interna. Provatela anche voi, non fa male e consente di essere persone semplicemente migliori. Entro nel merito delle discussioni politiche in modo rapidissimo. Il contesto politico nel quale noi ci troviamo è sintetizzabile, per evitare di fare troppi giri di parole, in tre brevissimi tweet. Uno. Il mondo corre a una velocità doppia dell'Europa. Questo non significa che l'Europa sia meno bella del mondo fuori. Le contraddizioni, gli squilibri, il dramma della povertà che pure si sta combattendo a livello internazionale, la difficoltà dei diritti, il riconoscimento di alcuni diritti sociali, civili, normali, che in tutta Europa ci sono e che altrove non ci sono, non possono che essere sottolineati con la matita rossa e blu, ma il mondo fuori corre a una velocità doppia rispetto all'Europa. All'interno dell'Europa, secondo tweet, l'Italia ha un grado di difficoltà che è maggiore rispetto ad altri paesi. Non nasce negli ultimi 3 anni o nell'ultimo anno, non è responsabilità degli ultimi 2 governi. È un problema che noi abbiamo, la mancanza di crescita del nostro Paese, almeno da 15 anni. È un elemento che poi può essere stato aggravato da alcune scelte piuttosto che da altre, ma è un dato di fatto. L'Italia non cresce come il resto dell'Europa. E allora, se questo è vero, noi abbiamo un'unica chance, che è quella di prendere ora, qui e adesso, l'occasione della timida ripresa che si sta affacciando con le difficoltà che sappiamo, confermate anche oggi dalle nuove previsioni che arrivano dagli istituti e agli organismi europei, di cogliere l'occasione della ripresa per fare l'unica cosa che possiamo fare, cambiare profondamente il nostro Paese, cambiare profondamente il sistema della pubblica amministrazione, cambiare profondamente il sistema della giustizia civile, amministrativa e penale, cambiare profondamente il sistema del fisco, cambiare profondamente nella concretezza di tutti i giorni la vita quotidiana delle lavoratrici e dei lavoratori e degli imprenditori, senza i quali non ci sarebbero lavoratrici e lavoratori. Questo tipo di cambiamento radicale di cui parliamo avrebbe meritato un passaggio elettorale, lo dico a chi più volte lo ha sottolineato in queste settimane, in questi mesi e anche in questa discussione di stamani mattina. Lo avrebbe meritato se ci fossero state le condizioni di creare il giorno dopo una maggioranza stabile, una maggioranza solida, una maggioranza in grado di avere quel sentimento, quella corresponsione di responsabilità rispetto al mandato degli elettori. Se noi, avendo fatto il passaggio elettorale, ci fossimo trovati nelle identiche condizioni in cui ci siamo trovati esattamente un anno fa,
il problema si sarebbe riprodotto tale e quale. Allora, di fronte a questo, capisco che possa essere più o meno apprezzato, più o meno condiviso. La scelta che noi facciamo rispetto al vostro consenso, rispetto al vostro voto di fiducia che tra qualche ora si concretizzerà in un consenso o in un dissenso, è quella di dire con chiarezza, punto per punto, ciò che noi vogliamo fare. Se vorrete negarci la fiducia, noi non lo faremo. Se ci darete la vostra fiducia, noi avremo il compito e il dovere di realizzare ciò di cui stiamo parlando. Ho visto alcuni intellettuali, giornalisti, editorialisti dire è mancata la chiarezza. Può darsi che il mio intervento al Senato fosse tutt'altro che granché, è assolutamente tutt'altro che buono, fosse non fosse granché. È assolutamente legittimo che vi siano delle critiche rispetto al tono, alle mani in tasca, alla composizione del governo, a tutto ciò che ritenete più opportuno criticare. Però allora faccio uno sforzo, perché se uno non si spiega bene deve provare a spiegarlo meglio, per dirvi concretamente le stesse cose che ho cercato di dire ieri, magari in modo più succinto, ma riprendendo i punti del dibattito di stamani mattina. Noi pensiamo che il semestre europeo sia una gigantesca opportunità. Non pensiamo che il semestre europeo sia una formalità, non pensiamo che l'Europa sia il nostro nemico. E continuare a pensare che i guai dell'Italia derivino dall'Europa significa non soltanto negare l'evidenza dei fatti, ma significa tradire la storia istituzionale di questo Paese, che non ha subito l'Europa, ma ha costruito l'Europa. A partire dal momento nel quale, in una cornice di difficoltà come la Seconda Guerra Mondiale, qualcuno aveva intuito più, diciamo, meglio, non meglio e prima degli altri, che l'unica soluzione per uscire dalla grave emergenza del secondo conflitto fratricida nell'arco di 20 anni era scommettere su istituzioni europee degne di questo nome. Ma non provate un brivido pensando di essere oggi chiamati a realizzare, concretizzare quell'autentico sogno che sembrava assurdo degli Stati Uniti d'Europa e che invece costituisce per noi il punto di riferimento tra due generazioni. Ma davvero voi pensate che non sia un fatto straordinario prendere atto che da 70 anni questo continente vive una condizione di pace senza eguali nella storia dell'umanità? Non era mai esistito. Ma davvero siete fermi sui vostri pregiudizi per non rendervi conto che il tema dell'Europa non è semplicemente il rispettare dei vincoli economici? Il tema dell'Europa è dire ciascuno di noi a se stesso e poi agli altri, permettetemi, poi ai nostri figli. Noi che siamo la generazione Erasmus dobbiamo per i nostri figli avere qualcosa in più. È possibile o non è possibile immaginare che l'Europa nella quale mio nonno ha combattuto sparando contro qualcun altro in Francia possa essere per mio figlio il luogo nel quale non soltanto si vive la dimensione del confronto e del dialogo, ma si vive la dimensione di istituzioni in grado di rappresentare una speranza? Già, la speranza. La speranza. L'Europa oggi non dà speranza. Perché? Perché negli ultimi 20 anni abbiamo ceduto il passo, oggettivamente. Abbiamo lasciato che il dibattito sull'Europa diventasse soltanto questione di virgole e di percentuali. Abbiamo immaginato che negli ultimi 20 anni, una volta raggiunta l'unione monetaria, si fosse raggiunto l'obiettivo finale. Io vorrei che il nostro governo meritasse la vostra fiducia raccontando che l'Europa che noi vogliamo, dico l'Europa che vogliamo perché era un claim che abbiamo utilizzato in tanti passaggi della nostra esperienza politica, sia in grado di essere un'Europa in cui l'Italia non va a prendere la linea, non va a farsi spiegare che cosa c'è da fare, in cui l'Italia dà un contributo fondamentale, perché senza l'Italia non c'è l'Europa. Non è che noi possiamo immaginare di dire semplicemente non faremo la fine della Grecia, o noi siamo nelle condizioni di trainare l'Europa, oppure l'Europa non avrà quella spinta e quello stimolo di cui essa stessa ha bisogno. Per presentarci a quell'appuntamento, o noi sciogliamo da soli i nodi strutturali che abbiamo tenuti aperti fino ad oggi, oppure non saremo credibili. Se l'Italia arriva in Europa
avendo mantenuto gli stessi problemi che ha avuto fino a questo momento, se l'Italia mantiene la stessa piattaforma di questioni aperte che ha da molti anni e che pure gli ultimi governi hanno cercato di iniziare a risolvere, e in particolar modo il governo guidato da Enrico Letta ha investito molto su questo punto, lo riconosco in modo chiaro, evidente e netto, al di là di qualsiasi facile ironia che è stata fatta nel dibattito di questa mattina, e costituirà un punto di riferimento in questo senso. Se l'Europa, che noi immaginiamo poter essere profondamente rimessa in discussione nel corso del semestre che noi avremo l'onore di presiedere, ha bisogno dell'Italia, bisogna avere il coraggio di dire che l'Italia deve fare innanzitutto la riforma della legge elettorale, innanzitutto una riforma costituzionale che affronti i due nodi che sono terribilmente problematici in questo momento: da un lato il bicameralismo, che perfetto non è, dall'altro il rapporto con le regioni e quindi con le autonomie, più regioni e autonomie, il titolo quinto della nostra Carta Costituzionale, e che abbia però contemporaneamente una serie di interventi che rapidissimamente accenno nel replicare agli interventi di stamani mattina sul lavoro, su fisco, su pubblica amministrazione e su giustizia. Prima però, il presupposto della scuola, ho apprezzato molto alcuni interventi anche provenienti dalle opposizioni sul tema della scuola e dell'edilizia scolastica, non è soltanto un problema di stabilità delle aule, che pure c'è. Lasciatevelo dire da un sindaco, lasciatevelo dire da una persona che quando vede un confronto con le famiglie vede sempre partire le preoccupazioni di genitori sempre dalla questione che riguarda i loro figli. Ma è normale. Di che cosa ti puoi preoccupare per prima cosa se non del luogo dove i tuoi figli passano più tempo? Non è credibile un paese che non mette in cantiere una gigantesca battaglia perché la stabilità delle aule e dei nostri edifici scolastici sia importante, io dico più, ancora di più, della stabilità dei conti. Perché la stabilità delle aule scolastiche è un fatto di credibilità, è un fatto di dignità, è un fatto di onore. Guardate che quando avete detto nel corso del vostro colloquio, nel vostro dibattito di stamani mattina, che il problema della scuola è ideologico, permettetemi di dire che non c'è niente di ideologico nel fatto di avere dei denari bloccati nel patto di stabilità interno e non spesi dagli amministratori. La lettera ai colleghi sindaci, ormai per me ex, ma ai colleghi sindaci lo dico sottolineandolo tre volte, nasce non dal bisogno dell'anagrafe scolastica, nasce dal bisogno di poter coinvolgere la parte più vicina ai cittadini in questo processo di cambiamento. Allora, sul tema dell'edilizia scolastica, concretamente, entro il 10 marzo attenderemo le risposte degli amministratori locali, ma vogliamo dal 15 giugno al 15 settembre che, tornando nelle aule, con l'inizio del nuovo anno scolastico 2014-2015, sia visibile, plastica, evidente, la opera di investimento che è stata fatta. Certo, poi c'è tutto il tema degli insegnanti, della valorizzazione del ruolo. Al Senato ieri discutevamo della credibilità di un insegnante. Io penso alla mia piccolissima esperienza di studente cresciuto in un paese della provincia di Firenze. Quando io entravo al bar, o in parrocchia, o al circolo, la maestra elementare era vista da tutti come il riferimento del paese. Quando la maestra elementare apriva bocca, c'era il silenzio delle persone intorno. Perché? Perché la maestra elementare era considerata un valore prezioso per una comunità. Oggi proviamo a domandarci se di fronte agli insegnanti dei nostri figli abbiamo lo stesso atteggiamento che c'era nella vita quotidiana a casa, tra di noi. Per me non era così, non è più così. Oggi l'insegnante viene contestato a prescindere. Non è soltanto, onorevole, non è soltanto il fatto economico, è la mancanza di prestigio sociale che noi abbiamo sottratto a un valore come l'insegnamento.
E allora, se questo è un punto fondamentale, anche il tentativo di iniziare la riforma del titolo quinto, non già semplicemente da norme costituzionali, ma da un segno simbolico, da un punto simbolico, quello di chiedere ai nostri consiglieri regionali di adeguare le proprie indennità a quelle del sindaco del comune capoluogo, di rinunciare ai rimborsi elettorali dei consiglieri regionali, cosa che l'accordo prevede, credo, all'unanimità di quest'Aula, è il tentativo di recuperare prestigio sociale e di dire che la politica si fa un pochino più vicina alle esigenze delle persone. Accanto a questo, naturalmente, la serie di interventi sulle riforme. Rapidissimo, perché l'abbiamo già detto, a chi l'ha fatto il professor Balduzzi nel suo intervento, sottolinea come sia bello che la Francia chiami il Senato il luogo della Francia profonda, un'immagine molto bella. E apprezzo gli interventi, in particolar modo dei gruppi rappresentanti le autonomie, sia qui che al Senato ieri, che hanno sottolineato la necessità, per cui nel Senato, che emergerà dalla riforma del titolo, dalla riforma costituzionale del Senato e dalla riforma del titolo quinto, che abbiamo deciso di tenere assieme, ci sia una maggiore presenza dei rappresentanti delle autonomie territoriali e un loro rapporto molto vero accanto ad altre personalità che rappresentano le singole realtà di quel territorio. Bene, prendiamo atto di questo suggerimento. L'Italia profonda è l'Italia dunque che al Senato avrà un Senato senza che i senatori abbiano una indennità, senza che i senatori attribuiscano il loro voto di fiducia al governo, senza che i senatori votino il bilancio dello Stato. Una sola Camera voterà sul bilancio dello Stato. Questo naturalmente porta alla riduzione del numero dei parlamentari, come tutti i partiti avevano proposto in sede di campagna elettorale e come finalmente potremo fare. Ma porta anche a una semplificazione e, perché no, a una valorizzazione di ciò che può fare il Senato della Repubblica, libero dal ruolo di Camera paritetica. Può essere maggiormente utile nel rapporto con l'Unione Europea, può essere particolarmente significativo nella elaborazione, nell'approfondimento culturale. Ma quello che noi diciamo a chi fuori da quest'Aula continua a pensare che l'Aula di Montecitorio non sia il set per i provini di qualche vario elemento di circo mediatico, ma sia oggettivamente il luogo della speranza degli italiani, beh, diciamo che noi andiamo a semplificare il percorso amministrativo, il percorso politico, a ridurre il numero dei parlamentari, a produrre un risparmio importante dei costi della politica, ma soprattutto a dare il segnale per cui, se si vogliono realizzare le riforme, prima di chiedere un passo in avanti ai cittadini che tutti i giorni si mettono in gioco in prima persona, prima di chiederlo, diamo il buon esempio noi. Diamo il buon esempio noi. Ecco il senso dell'accordo che dalla settimana prossima sarà in quest'Aula e che mette insieme la legge elettorale, una legge elettorale che, se fosse stata in vigore l'anno scorso, avrebbe visto il ballottaggio tra il centro-sinistra e il centro-destra e non avrebbe prodotto questo schema che noi oggi ci troviamo a affrontare. Una legge elettorale che sia una legge elettorale a tutela e argine del bipolarismo e della responsabilizzazione del politico di fronte al cittadino, ma anche un impegno concreto sul tema delle riforme. Può bastare? No. No. Non bastano le riforme costituzionali e elettorali, non si mangiano percentuali o soglie di sbarramento. Oggi esiste un'emergenza drammatica, da un po' di tempo esiste un'emergenza drammatica, e l'emergenza occupazionale, ancora oggi i dati portano la disoccupazione in Italia al 12,6%, perlomeno questa è la percentuale che ho letto nel report che arriva da Bruxelles. Il dato del 12,6% sulla disoccupazione non è un numero. Lo sapete meglio di me, ma lasciatevelo dire da chi ha vissuto come drammatico il momento nel quale incontri un cassintegrato che potrebbe avere l'età di tuo padre e che ti dice: io non ho il coraggio di guardare negli occhi mio figlio e trovo ingiusto che voi continuiate a dire che difendete una Costituzione di un paese che si definisce una Repubblica democratica fondata sulla rendita.
perché non è fondata sul lavoro, è fondata sulla rendita. Perché nel momento in cui voi continuate sempre con le solite persone, non siete fondati sul lavoro. Io sono affondato sul lavoro, non fondato sul lavoro. È un elemento di un dibattito vero. Provate a affrontare queste persone e guardarle negli occhi e capite che non è il 12,6%, sono gli occhi di quelle persone lì. Come rispondi a questa esigenza? Io credo avendo il coraggio di rivoluzionare il sistema economico e anche normativo del Paese, però prima di tutti facendosi compagni di viaggio di questo dolore. Ecco perché ho chiesto al Ministro Poletti di essere in grado di portare non soltanto la sua esperienza, ma anche la capacità di vivere le relazioni di crisi occupazionali e di momenti di difficoltà sul lavoro, con quella capacità di farsi vicino, di farsi prossimo. Talvolta in questi anni, in questi lustri, la politica ha dato l'impressione che su questo settore fosse importante semplicemente scrivere una norma fatta meglio di quella prima. Poi si poteva discutere se era fatta bene o male, non voglio entrare nel merito. Ma si è dato l'impressione che il lavoro fosse questione da giuslavoristi. Il lavoro non è questione da giuslavoristi. Il lavoro è questione di valori, di ideali, di condivisione, anche semplicemente di un momento di confronto e di ripartenza. Ecco perché da domani mattina, nel giro che faremo in Italia, una volta alla settimana, andando nelle scuole, come abbiamo detto, raccolgo con grande convinzione, con grande soddisfazione ciò che ha detto questa mattina l'onorevole Librandi, quando ha detto, però vai anche nelle aziende. Sì, andiamo anche nelle aziende, domani a Treviso visiteremo un'azienda innovativa, H-Farm, ma, o meglio, una serie, un contenitore di aziende innovative, ma incontreremo anche i rappresentanti di alcune aziende in difficoltà. Cercheremo di portare fuori dal palazzo le speranze che chi è in difficoltà affida a chi sta dentro al palazzo. Ma abbiamo anche il coraggio di dire che le proposte concrete le abbiamo fatte, possono piacere o meno. Possono piacere o meno. Lo sblocco totale dei debiti alla pubblica amministrazione deve costituire uno shock, come è accaduto in Spagna. Come è accaduto in Spagna. L'aumento dei fondi di garanzia non ha altro obiettivo se non cercare di combattere il rischio del credit crunch, che è particolarmente forte nel momento che stiamo vivendo. E soprattutto la riduzione della pressione fiscale sul lavoro parte da un principio sacrosanto di rispetto. Ma com'è possibile essere credibili se la pressione fiscale su chi deve investire e creare lavoro è la più alta d'Europa? La riduzione. Nelle prossime settimane mostreremo la doppia cifra che si riferiva ai miliardi, non alla percentuale, concretamente le forme. Effettivamente, se uno riduce di 10 miliardi la pressione fiscale, è giusto che ci sia il sorriso ironico. Ma se nelle prossime settimane e nei prossimi giorni anche dalle opposizioni arriveranno contributi su questo tema, noi vi saremo grati, perché pensiamo che quest'Aula non sia soltanto bella per come è rappresentata, ma anche per il valore culturale che può esprimere il dibattito. Certo, non è sufficiente. Deve cambiare la pubblica amministrazione? Sì. Deve cambiare la pubblica amministrazione a partire da una cura dimagrante dei livelli istituzionali. Io ho fatto anche il presidente della provincia. Da presidente della provincia ho detto che per me le province andavano abolite. Non ho ottenuto un grandissimo entusiasmo su questa posizione. Oggi il tema del superamento delle province, che il governo Letta con il DDL Delrio ha visto qui approvato in prima lettura e che adesso è in discussione al Senato, è un primo passo. Ho chiesto alle opposizioni del Senato, le chiedo alle opposizioni della Camera, di fare uno sforzo. Se non siete d'accordo su quel disegno di legge, bene, aiutateci a modificarlo in sede del titolo quinto, ma consentiteci di evitare che il 25 maggio 46 nuovi presidenti della provincia siano insediati per i prossimi 5 anni. Perché è inutile stare a parlare e a discutere tra di noi aspettando il meglio che è nemico del bene, quando il 25 maggio per 5 anni avremo 46 presidenti delle province che saranno insediati in modo duraturo. E accanto a questo tema, permettetemi di dire che esiste
una questione di semplificazione. Oggi c'è stato un intervento particolarmente significativo, tra i tanti naturalmente che abbiamo ascoltato, rispetto al modo con il quale si scrivono le leggi. Molteni ha detto delle cose da questo punto di vista molto interessanti. Molteni mi ha proposto, dice, leggiti prima i decreti e poi fai passare soltanto quelli che capisci. Ora, la battuta è scontata. Credo che se noi non riusciamo a essere semplici nei confronti dei cittadini, perdiamo la strada per tornare a casa. Però permettetemi di dire che non è soltanto un tema di semplificazione e di capacità di comprensione, è un tema più grande, più serio. Il tema della semplificazione porta ciascuno di noi a dire: ma com'è possibile che dopo un terribile episodio come quello di Fukushima, in Giappone, in 7 giorni si rifà un'autostrada? E da noi, per riuscire ad avere l'autorizzazione contro le conferenze dei servizi, contro le sovrintendenze, contro i vari organismi di autorità d'ambito che noi abbiamo creato in questi anni, abbiamo bisogno di aspettare mesi ed anni. E non pensate di considerare che questa sia una responsabilità del governo che ci precede, perché in questi vent'anni la semplificazione è rimasta nei ministeri come nome. Ma fatevelo dire da una volta di più da un sindaco: vi rendete conto che i servizi pubblici locali ogni 3 mesi cambiava la norma? Ogni 3 mesi c'era un cambiamento per cui non facevi in tempo a studiare un progetto, un business plan per la tua azienda, che immediatamente dovevi rimetterlo in discussione. Ora, se lo fa un sindaco che dice vabbè, riparto da capo, ancora è comprensibile. Ma vi rendete conto quanto sia drammatico per un cittadino? Dice: ma questa è una cosa banale, la sappiamo. Bene, se la sappiamo, facciamola. La delega fiscale che noi utilizzeremo nel momento in cui ci sarà affidata è una delega fiscale che sicuramente in prospettiva deve diventare lo strumento per abbassare le tasse. Trovatemi uno che nelle dichiarazioni programmatiche dica: voglio alzare le tasse. Sì, c'è però chi l'ha fatto di abbassare le tasse, perché nella mia esperienza di amministratore questo l'ho fatto, per cui credo che le ironie da questo punto di vista di chi ha promesso e non ha mantenuto credo che siano abbastanza fuori luogo. Ma non è un problema, perché voglio essere il più istituzionale e dialogante possibile, almeno cerco di fare quello che per una volta prova a seguire il bon ton e il galateo istituzionale. Ma quelli da casa che vedono i dati di fatto e che non si rendono conto di come si possa semplicemente relazionarsi con il fisco oggi in Italia, cambiano i nomi costantemente delle imposte. Una gigantesca opera di semplificazione. Quando noi diciamo un paese semplice e coraggioso, diciamo un paese che è nelle condizioni di raccontare a chi sta fuori di qui che quando si paga le tasse si recupera un rapporto con la pubblica amministrazione che sia perlomeno chiaro. È evidente che anche questo non basterà senza una serie di interventi puntuali che sono già stati messi in cantiere e che questa maggioranza composita si è presa l'impegno di mandare avanti. Io penso che il servizio civile universale sia un valore educativo importante in una realtà in cui l'educazione civica ha lasciato spesso spazio alla maleducazione cinica in questi anni in modo devastante, non soltanto all'interno delle istituzioni. Io penso che dire che sui diritti non si fanno degli accordi alla meno, ma si fa lo sforzo di ascoltarsi, perché se non ci si ascolta sui diritti, ciascuno di noi rimane arroccato nelle sue posizioni e accade che questi temi, queste nostre posizioni, rimangono le stesse alla successiva campagna elettorale. Se non si fa uno sforzo per fare un passo in avanti, continuiamo a vivere nel mondo magico e meraviglioso in cui ciascuno è convinto di avere le idee migliori, ma poi la concretizzazione non si realizza mai. E allora, di fronte a questo e ad altri temi su cui mi piacerebbe discutere, rassicuro che laddove i ministeri non sono stati fatti,
non è per una mancanza di attenzione ai singoli temi, a partire da quello che veniva ricordato nel corso di questo pomeriggio, e cioè quello di consentire a, molto semplicemente, molto banalmente, ai nostri figli che stanno nella squadra di calcio insieme a bambini che hanno cognomi difficili da pronunciare, ma che sono nati nella stessa città, vissuti nella stessa scuola, cresciuti nello stesso asilo, che hanno condiviso lo stesso ciclo scolastico e che magari sono collegati l'uno all'altro da un rapporto di amicizia, per cui frequentano gli stessi luoghi del cuore nella singola città. Bene, non è un tema ideologico, è un tema di rispetto che noi dobbiamo ai bambini. Io continuerò sempre a portarmi nel cuore la discussione fatta da due bambini, una si chiama Maria e una Fatima. Di fronte all'incontro con questa bambina, la compagna di classe, con genitori italiani, dice: perché lei non è cittadina italiana e io sì? Eppure aveva la stessa cistra cicata, eppure probabilmente condividevano gli stessi gusti, condividevano gli stessi valori. Ecco, il tema di riuscire a trovare un punto di intesa, magari da chi parte dal presupposto che debba esserci uno ius soli all'americana, e dall'altro chi dice che non si debba far niente, non è un disvalore. Saper ascoltarsi, saper condividere, non è un disvalore. Però quello che è fondamentale, e vengo a concludere, lo dico pensando ad alcuni degli interventi che sono stati fatti, mi permetterete di dire all'onorevole Vito che egli ha ragione quando dice che avremmo fatto meglio a presentarci direttamente con i sottosegretari, ma dirgli anche, perché credo che sia doveroso riconoscere a una parte delle opposizioni quando dicono cose corrette e puntuali, che rispetto al tema che egli ha posto all'attenzione dell'emiciclo, quello dei fucilieri di Marina attualmente bloccati in India, il senso dell'onore a cui egli ha fatto riferimento, che li ha caratterizzati, richiede da parte del nostro governo un identico senso dell'onore, che non mancherà nel tentativo di risolvere rapidamente il caso, la vicenda. Ma dico anche che, in ordine ad alcune considerazioni che sono state fatte oggi, non tutte mi vedono d'accordo. Io ad esempio penso, lo dico all'onorevole Di Salvo ma anche all'onorevole Locatelli, che ringrazio per essere state tra quelle che hanno citato il tema della parità di genere all'interno di questo Parlamento, e ho scoperto nell'onorevole Locatelli una esperta della materia, una cultrice della materia, se è vero come è vero che siamo il quinto governo dopo Cile, Svezia, Finlandia e Spagna, perlomeno per come lei ha detto, a raggiungere questo obiettivo. Io non credo però che il punto possa essere raggiunto con un diktat su una legge elettorale se non vi è il consenso di tutti. Penso che il governo possa prendere un impegno serio in quest'Aula. E il impegno serio è che le realtà delle aziende pubbliche, o comunque nominate dal pubblico, cui ella ha fatto riferimento, debbono vedere anche nelle posizioni apicali la presenza di donne manager competenti, indipendentemente dalle proprie idee politiche, ma che si sono affermate e che sono pezzi della classe dirigente del nostro Paese. Qui tra voi ci sono storie diverse, ma in tribuna, tra le tante persone che sono presenti, così come probabilmente a casa, c'è una militante del mio partito che si chiama Pina Cocci, che ho visto prima, e che nel corso di tanti incontri di campagna elettorale mi ha spesso contestato il fatto che ci fossero dei problemi legati alla disabilità, alle barriere architettoniche. Aveva ragione lei, in molti casi, non sempre, ma in molti casi sì. Ma che mi ha accompagnato, insieme a tante altre e a tanti altri, da un sentimento che vorrei che fosse il sentimento conclusivo con cui ci accingiamo a chiedere il vostro voto di fiducia. I temi di cui abbiamo discusso
e tanti altri sono rimasti fuori, ma sono stati toccati nella discussione. Penso al tema dell'agricoltura, l'onorevole Cova, penso al tema dell'onorevole Ottavio sulla scuola, penso a ciò che è venuto dall'onorevole Maestri sul lavoro, penso a tanti interventi che sono stati fatti, l'onorevole Calabrò sul mezzogiorno. Potrei proseguire e andare nel dettaglio rispondendo uno per uno ai singoli interventi. C'è un filo comune, c'è un filo rosso, un minimo comune denominatore che collega questi punti. Fuori da qui c'è gente che si aspetta da voi, anzi da noi tutti insieme, che la politica smetta di essere un fiume di parole vuoto e vano. Perché questo accada, sicuramente vi è tra noi chi immagina che quest'Aula debba rappresentare il luogo nel quale tentare di intonare un condiviso schiocco delle dita, ponendosi nel circuito culturale dalla famiglia Adams in poi, che li vede particolarmente protagonisti e che li vede probabilmente eredi di una gloriosa cultura sociale. Ma le espressioni di questa maggioranza, che è una maggioranza che ha dato vita a un governo politico, che rispetta gli accordi elettorali e istituzionali e che si augura che questi accordi possano essere condivisi con un ampio ventaglio di forze politiche, ma intanto rispetta gli accordi che ha fatto. Bene, questa maggioranza, che è una maggioranza politica all'interno della quale ci sono segretari dei partiti che sostengono la maggioranza come scelta, che dà sostanza nel bene o nel male naturalmente a questa valutazione, bene, questa maggioranza ha una responsabilità verso Pina, verso le militanti e i militanti del proprio partito, verso le cittadine e i cittadini che non ci credono più. È quello di dire che l'Italia non ha finito il proprio tempo. Noi oggi viviamo un momento nel quale abbiamo rimpicciolito fino a stringerli le nostre ambizioni, i nostri sogni, i nostri progetti. Noi oggi, alla fine, tutto sommato, anche noi, sembriamo non crederci. Sembriamo immaginare che il valore politico e culturale di questa Assemblea sia quello di passare del tempo. Tra l'altro bisognerebbe, diciamocelo tra di noi, davvero accelerare il processo di revisione dei regolamenti parlamentari per poter consentire a noi di non fare decreti, ma a voi di, o se non in casi eccezionali, ma a voi di lavorare meglio e più rapidamente. Però c'è un passaggio che è ancora più grande. Il passaggio che è ancora più grande è che fuori di qui non ci crede più nessuno che le cose si possano fare. E allora il motivo per cui, rischiando tutto ciò che possiamo rischiare, abbiamo scelto di accelerare su un percorso che preveda queste riforme in tempi certi e che preveda concretamente di essere valutati, perché dopo quello che abbiamo detto non c'è più scusa per nessuno, è l'unico strumento che noi abbiamo per poter dire che la politica è una cosa seria che serve. Finisco con una frase di uno scrittore che io adoro, Chesterton. Ha scritto delle cose meravigliose in tanti livelli, però ce n'è una che mi rende triste. Il mondo non finirà mai per la mancanza di meraviglie. Il mondo finirà per la mancanza di meraviglia. Andando a lavorare in Palazzo Vecchio cercavo di ripetermelo, vedendo la bellezza artistica del luogo. Ma permettetemi di dire che questo sentimento è lo stesso sentimento che dovrebbe animare, non per la bellezza artistica, ma per la bellezza di un paese che continua ad avere 5 milioni di persone che fa volontariato, che continua ad avere degli imprenditori che nonostante tutto sfidano la crisi e continuano a innovare, che continua ad avere la seconda economia manifatturiera europea, che continua ad avere un livello qualitativo delle donne e gli uomini che svolgono il proprio lavoro che è straordinario. L'Italia non finirà mai per la mancanza di meraviglie, ne ha in abbondanza. Finirà per la mancanza di meraviglia se voi, noi, saremo rassegnati. Finirà per mancanza di meraviglia se noi penseremo per primi che non si possono più fare le cose. Se noi penseremo che l'unica soluzione è rifugiarsi nella stanchezza e nella rassegnazione. Noi siamo qui oggi prendendo il vento contro, prendendo controvento, ma prendendo soprattutto il gusto
di rischiare, in un momento in cui rischiare sembra difficile, per dire una cosa molto semplice. La pagina più bella che questo Paese deve vedere non l'ha ancora vista. Toccherà a ciascuno di voi il compito di realizzarla. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Allora, adesso colleghi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Avverto che la mozione di fiducia Speranza, Costa, Andrea Romano, Dell'Aie e Pisicchio, numero 100349, è stata sottoscritta anche dal deputato Alfrede. Ha chiesto di parlare il deputato Riccardo Antonio Merlo, ha 2 minuti di tempo a disposizione, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il Movimento Associativo Italiani all'Estero è una forza politica nata all'estero, il cui